Mentre il countdown sta andando verso lo zero e quindi fra pochi istanti il mezzo meccanico si metterà in movimento chiamando a raccolta gli 11 protagonisti di questa prova di apertura. Mezzo meccanico che si sta mettendo ora in movimento. Mancano però ancora 300 metri allo stacco della macchina. Mezzo Rinuncia al lancio in prima fila Delta del Circeo. Con cautela anche Doc Wise L. Lungo la corda parte bene Diabele, va a condurre mentre sbagliano sia il favorito Delta Wise AS e sia Danao Gal. E dietro Diabele si sistema con il numero 5 Denver Dream a precedere Deacon. Poi c'è l'errore di Danilo Jet che si era inserito in quarta posizione mentre ha sbagliato anche Diabel e allora si ritrova al comando Denver Dream nei confronti di Deacon. Poi Diabel che si rimette in terza posizione, gli altri molto più indietro capeggiati da Doc Wiesel e poi da Delta del Circeo, ancora Demonapo SM in un prima parte di gara falcidiata dalle rotture. E allora Denver Dream che può permettersi 600 metri di tutto riposo in 47,4, seguito da Deacon. Diabel rimessa in terza posizione, più indietro Doc Wise L e poi ancora Delta del Circeo e Demonapo SM, ma problemi per Doc Wise L che retrocede sempre in netta evidenza i primi tre con Denver Dream che sta per completare il primo chilometro in 1,19, seguito sempre da Deacon e da Diabel, molto più indietro gli altri capeggiati ora da Demonapo SM. Siamo in vista del paletto dei primi 1200 con Deacon che si affaccia su Denver Dream, 1,34 secco al paletto 1200, sbaglia nuovamente Diabel. E allora restano in lotta per la vittoria soltanto Denver Dream e Deacon, con quest'ultimo che attacca l'avversario e tende a passare al paletto dei 200 finali. C'è la reazione però di Denver Dream, i due restano in lotta, mentre dal gruppo Demonapo SM emerge in terza posizione, con Denver Dream che reagisce a Deacon e nel finale sta rientrando nettamente l'avversario. Denver Dream che vince su Deacon e più indietro Demonapo SM al terzo posto. 5-8-4 dovrebbe essere l'arrivo ufficioso della prima di Capannelle. 2-5 e 4 sul mio cronometro significa media di 1-18-4 per l'allievo di Vitale De Simone con Gennaro Amitrano in salchi, figlio di Yankee Slide, ritrovatosi al comando sull'errore di Diabel e capace in retta di reagire all'attacco di Deacon che aveva spostato la sua scia e per un attimo era anche passato in vantaggio, ma con il passare dei metri Denver Dream reagisce all'interno, torna in vantaggio e sul palo si afferma anche piuttosto chiaramente con oltre una lunghezza di vantaggio sul rivale a distanza molto notevole, anzi è una lunghezza e mezzo abbondante di vantaggio. A distanza notevole fa suo il terzo posto il superstite Demonapo SM con il numero 4. È tutto per la prima di Capannelle e la linea che può tornare a Barbara Scarpettini.